Allora, sono molto contento di partecipare a questa presentazione del Club Dante, che credo che sia un'idea magnifica, aspetto che abbia un grande successo. Infatti, io ho scritto un articolo per il Club Dante, che lo stesso Club Dante è una rappresentazione di questo, perché questo articolo parla di una cosa. Si parla moltissimo dell'Europa, gli scrittori parlano moltissimo dell'Europa. Io stesso credo che scrivo a questo articolo che Europa è quello che credo esattamente, è l'unica utopia ragionevole che abbiamo inventato gli europei. Voglio dire, utopie che hanno finito in sanguine, siamo inventati tantissime. Utopie che hanno finito in inferni veri, ci abbiamo inventato moltissime, ma ragionevole. Voglio dire che hanno invece evitato la violenza, che hanno soltanto l'utopia di una Europa unita. E una prova di questo è che la mia è la prima generazione di europei che almeno non ha conosciuto la prima generazione di europei in 1000 anni, probabilmente, che non ha conosciuto una guerra. Questo è straordinario, perché una crisi come la che stiamo vivendo oggi, in questi giorni, la logica soluzione di questa crisi è una guerra. Il 29 ha finito la crisi che più si assomiglia a questa di questi giorni, e la del 29 questa ha finito l'ultima guerra mondiale, no? Allora, io sono ottimista per questo motivo, ma abbiamo bisogno di più Europa, no? E questa è una verità assoluta, io sono assolutamente europeista per questo motivo. Ma abbiamo una moneta, un euro, abbiamo tante cose, non abbiamo una politica economica unica, non abbiamo tante cose uniche, e non abbiamo un'altra cosa che è molto significativa dal mio punto di vista. Ovviamente esiste la cultura europea, perché se non esiste la cultura europea, non esiste la cultura, no? Europa è un sinonimo di cultura. Così nasce l'Europa, no? Diverse culture che, no, un'unica cultura che si diventa diverse culture e che oggi vogliamo che ritorni a essere una cultura con diverse lingue e tutto questo. Ma il fatto è che non esiste una letteratura europea, esiste una cultura europea, ma non esiste un sistema letterario europeo. Voglio dire che i sistemi letterari europei sono atomizzati e non ha niente da fare il sistema letterario italiano, lo spagnolo, il francese, l'inglese. Tutti questi sistemi funzionano di una forma diversa. Quelli autori come io stesso, che hanno la fortuna di andare a fare festival e queste cose a altri paesi, è molto evidente questo. E forse bisognerebbe fare qualcosa perché esistesse anche questo sistema letterario. Voglio dire, perché ci fosse una più profonda comunicazione fra gli scrittori, i lettori, eccetera. Credo che questo è molto, molto importante. Non esiste. Ci sono alcuni scrittori che possiamo parlare come scrittori europei, cioè che sono letti più o meno tutti i paesi, almeno tutti i paesi importanti, ma non sono molti. Non esiste una cosa come un dibattito intellettuale europeo, cioè una rivista, un giornali. Non esiste un giornale europeo, non esiste una rivista europea, non esiste una casa editrice europea, no? Agli anni 60 esisteva almeno una cosa che si assomigliava un po' a questo. E questo. Agli anni 60, grandi editori europei, primo da tutto Giulio Einaudi, ma Gallimard, ma Carlos Barral in Spagna e altri editori, hanno creato un premio letterario che è stato per alcuni anni che ha avuto un'idea dell'Europa, diciamo, no? C'era il premio, era anche un editore americano, ma era il premio Formentor, che faceva che un libro che non aveva stato pubblicato fosse tradotto a molte lingue, e ancora si dava un premio a tutta l'opera, ad un scrittore che doveva essere un scoprimento. Per esempio, la prima volta che era stato
Becché de Borges, e questo è stato essenziale per il conoscimento di Borges, per il riconoscimento di Borges, per la proiezione internazionale di Borges, no? A partire da quel momento. E forse una cosa come questa non sarebbe un'idea cattiva. Credo che c'è un premio in Francia che ha cominciato a fare una cosa come questa. Insomma, abbiamo bisogno anche di un'Europa, di una letteratura europea davvero, di un sistema letterario europeo, e forse il Club Dante è un inizio anche di questo. Due letterature, non soltanto due lingue, no? Perché anche si parla, anche ci sono tantissimi scrittori latinoamericani, e perciò penso che è un'idea eccellente. Auguri.